L'ha detto la società, l'ho ribadito il direttore generale dell'area tecnica Corvino, che ha lanciato un nuovo modello delle linee guida. Quello del Lecce è un progetto triennale che mira a costruire e guardare al futuro, un settore giovanile di livello, è questo l'obiettivo. Sì, l'obiettivo è quello di rifondare un po' tutto il pensiero dell'Unione Sportiva Lecce sotto l'aspetto settore giovanile. Abbiamo condiviso il progetto che il direttore ha portato, siamo qui, siamo carichi di formare ragazzi che potranno poi diventare anche uomini per far sì che dalla primavera possa nascere qualche bel giocatore per la prima squadra. Il settore giovanile rappresenta un asset strategico per le società calcistiche, dovendo diventare un serbatoio da cui la prima squadra può attingere e assicurarsi nuove risorse. Sì, è un lavoro come abbiamo già sottolineato prima, è un lavoro, un progetto triennale, è un lavoro certosino, va fatto con molta pazienza perché dall'oggi al domani sarà molto difficile portare dei giocatori subito in prima squadra, ma il progetto che abbiamo presentato sarà sicuramente idoneo per il futuro, per portare dei ragazzi, come abbiamo già detto prima, in prima squadra. Il Lecce ha sempre rappresentato un punto di riferimento sul territorio a livello di settore giovanile. È vero che la qualità non ha confini, ma pian piano il settore giallorosso sta ritornando ad avere il suo appeal, rappresentando un punto di riferimento per tutti i giovani calciatori del nostro territorio. Sì, c'è la mentalità di far sì che tutti i ragazzi più bravi del nostro territorio non vanno via dal nostro territorio, che arrivano qui a Lecce perché abbiamo un progetto molto interessante per la formazione dei nostri ragazzi, ce la stiamo mettendo tutta, è un progetto, come abbiamo detto prima, abbiamo fatto già i primi 2 anni, poi ora è arrivato il direttore, abbiamo altri 3 anni per far sì che questo progetto possa prendere forma e siamo tutti contenti e entusiasti di portare avanti questo progetto. Prima che calciatori bisogna costruire degli uomini. Quali sono i punti cardine sui quali state insistendo sui vostri ragazzi? C'è una linea guida anche lì, sotto l'aspetto comportamentale, educazione, rispetto alla base di tutto. Questo è quello che noi non possiamo assolutamente fare a meno con i nostri ragazzi, l'abbiamo trasmesso già dal primo giorno e lo faremo perché è fondamentale per la loro crescita.